Ciao a tutti da Svideogames 74. Oggi scusate se ho la gola un po' bassa, siamo qui con The Dark. Ciao a tutti. Innanzitutto volevo farvi sentire una cosa. Va bene, questo era solo perché volevo solo farti in... Ho detto una cosa che non si aspetta. Allora, da quanto tempo sei su YouTube come youtuber? Come youtuber da luglio 2014, mi sembra. Perfetto. Come mai ti sei scelto questo nome, The Dark? Perché è stato sempre... A parte che mi piacciono molto i colori scuri, quindi Dark ci sta tutto. E poi perché è stato sempre, la parola Dark è sempre stata nei nickname dei giochi o altro, quindi... Ok, perfetto. Perché uno dovrebbe venire a vedere i tuoi video sul tuo canale? Non lo so. Beh, dai, farai dei video interessanti, immagino. Cioè, farai, io li vedo, quindi posso dire che lo sono, però... E non faccio i soliti giochi che di moda, che vanno di moda, quindi nulla. Non faccio il solito GTA o non faccio il solito FIFA. Ok, fa cose completamente diverse dagli altri, quindi questo è già un buon motivo. Allora, dimmi tre cose per cui vale la pena vivere. Tutto? Cioè... Sì, spazia pure qualsiasi. Scusate, non so se l'ho detto prima la mia voce, ma c'ho un mal di gola, c'ho la febbre, quindi scusate la mia voce. Tre cose che valgono per vivere. Sì, che si possono dire anche su YouTube, volendo, cioè. No, perché, cioè, capisco che ce ne sono diversi, però magari, cioè, oppure basta fare dei sinonimi, insomma. Dino, cerbiatto, il ragno che si fa il bagno, vabbè. Ok, sì. La posso saltare? Ah, scusa, è vero, che stupido, non ti ho detto che se vuoi saltare una cosa devi dire non più Maria me ne vado, ma adesso suonala ancora Sam. Se no puoi dire le tre. Ma dai, ci saranno tre cose per cui vale la pena. Non te ne vengono in mente? No. E va cocane. La salti? Sì, la salto. Mi scoccio di dire quella frase. Ancora Sam. No, ritorna. Sei te che l'hai voluta saltare. Che bello, fai vedere la tua maglietta con gli occhiali. I miei occhiali, guarda. No. Sì. E poi dice a me, ragazzi, poi dice a me. Allora. Dunque, hai mai visto un ippo-coniglio? Un incrocio tra un ippopotamo e un coniglio? Sì. No. Ok, va bene. No, ma è raro vederli, quindi non sei pazzo. Sul tuo canale carichi soprattutto video di giochi indie. È una scelta di stile oppure aborri altri giochi troppo mainstream? Basta dire che non tutti i giochi di oggi sono una merda. Esagerato! Non mi fa parlare perché poi... Andiamo su giochi che tu stesso tratti, quindi lasciamo stare. Io faccio un po' di tutto. Sì. Ma proprio spazio nei miei tipi di video, proprio mi dicono anche, quelli lì non dovresti neanche metterli, ecco. Allora, anzi, dico, precisa, aspetta. Una percentuale molto alta è una merda oggi, quindi bug dappertutto e... eccetera, quindi no. Ma dici tecnicamente, allora, non come a livello contenutistico. Il divertimento ormai è zero sui giochi. Cioè, ma a livello contenutistico dici che è più brutto?
No, ma io vedo il gioco dal divertimento, non mi baso su bug o altro, però se mi dai un gioco che pago 70 euro su console, 50 euro su PC, ti faccio il gioco decente. Va bene, dai, sei stato abbastanza chiaro. Anche se sei The Dark, sei stato abbastanza chiaro. Ma che cazzo di rumore ho fatto? Penso sia stata la tua sedia. Allora, conosci il ritornello di una canzone di Rihanna? Beh, No, non ascolto quel genere di musica, quindi... comunque tu sappi, neanche Rihanna ascolta te, quindi siete pari. Allora, sei timido con le ragazze o sei un tipo deciso? Timido. Sono una persona timida in tutto, quindi... Infatti non voleva neanche venire in webcam e io ho insistito fino alla Hai capito morte. dove sono? Guarda, dietro di me c'è il frigo lì. Ma è bellissimo, è molto più Poi c'è la naif. La televisione. TV, il frigorifero, molto casual. No, non, no, casual, no, casual, no, non c'entra. Non c'entra niente il casual. Molto casa, più che casual. Allora. YouTube, stavo ululando. Allora, YouTube avvicina le persone o le allontana? In che senso la lontano o la vicina? Ti video cosa No, stai facendo? mi stavo avvicinando. Ah, Allora, no. no, nel senso, se secondo te come rapporti di amicizia, cioè, aiuta a conoscere la gente oppure ad avere antipatie fra uno e l'altro? Dipende da come interpreti YouTube. Se interpreti YouTube uguale money, allora non ti avvicinerai mai a della gente. Se interpreti YouTube per divertimento, ti puoi trarre avvicinare a una community aperta a tutte, cioè, a conoscere nuovi YouTuber, insomma. Giusto, giusto. Stavo guardando se era partita la registrazione. Ti ho fatto prendere paura. Di quale YouTuber leggeresti addirittura un libro scritto da lui? E con libro intendo almeno che su ogni pagina c'è più di una frase, insomma, un libro. Di uno youtuber? Sì? Nessuno. Vale come risposta? Sì, ok. Pensi che la tua vita sarebbe stata migliore con due fratelli oppure due sorelle, insomma? In vita ho un fratello e una sorella. Però... Non ne abbiamo mai parlato. Allora, mi devo soffiare il naso. Sarebbe stata migliore se fossi stato singolo come figlio e non con fratello. Vita migliore se sono stato un figlio unico, no. Ok, quindi tu e i tuoi fratelli immagino vai molto d'accordo. Sì. Perfetto. Ok, anche io con i miei, anche perché sono uno in case diverse, quindi sì. Famiglia. Non riesco a stare serio. Allora, quante ore passi immediatamente al computer? Devo dirlo proprio. Se no, se la salti lo Dipende da sai, cosa devo quindi. fare. Cioè, se No, però ho voglio detto fare. mediamente, Ah, mediamente. una media giornaliera. Io più o meno lo so qual è la mia media giornaliera. Tu quel tempo che hai. Il tempo libero e poi dormo anche la notte, quindi se no sarei In questo periodo molto poco.
tipo al massimo se devo registrare qualche episodio è molto poco. Perché Ore, ore, di no, un'ora, hours. 2 ore. Ok, bisogna quantificare qua, bisogna essere precisi, uno fa domande precise, uno deve rispondere. Dunque, credi in Dio? Vuoi motivare la risposta oppure passiamo ad altro? Non me la sento di motivare. Ok. Vedendo che fai molti video dove sfidi altre persone, nelle tue sfide settimanali, eccetera, che E fai devo sul tuo ancora farmela, canale, farci. Non ricordiamo nessuno. nella vita di tutti i giorni sei molto competitivo? No, perché a me non piace il competitivo e gioco ai giochi per divertirmi con altri. Io non ammetto giochi competitivi o non mi piace il lato competitivo del gaming, perché io lo prendo solo per Al di divertimento. fuori del gaming, competitivo con le altre No, persone? No, in generale no. assolutamente Ok. Sei arrivato al nono video caricato sul gioco To The Moon, che a me piace no. moltissimo. Allora, trovo che sia un gioco speciale. Vuoi raccontare a chi ci ascolta quali sono le caratteristiche secondo te che lo rendono un bel gioco? Se giochi a To The Moon per giocare a qualsiasi, come giocare a un CoD, come giocare a qualsiasi altro gioco che c'è sul commercio, sbagli proprio direzione. A To The Moon si deve giocare quando si ha voglia di giocarci e quando non sai a cosa giocare, cioè non devi giocare a To The Moon come se fosse per passare quei 5 minuti, devi capire la storia, devi capire i dialoghi e questo è, infatti. To The Moon non è tanto da video, ma sarebbe tanto da live. Purtroppo la mia connessione non me lo permette, vabbè. Perché la live tu te lo finisci tutto assieme e non devi aspettare un episodio che esce. Infatti, Ball Story avevo intenzione di farlo in live, perché dura circa 1 o 2 ore, quindi dura pochissimo. Sì, perché anche le tematiche è sviluppato su un racconto da dei personaggi che hanno dei ricordi, dei flashback Diciamo. tramite... Non so se sai, conosci il telefilm Breaking Bad. Sì, certo, Breaking Bad su ovviamente. 5 stagioni si collega a tutte le altre stagioni. To The Sì. Moon ti fa ricollegare magari a quello che hai fatto nella prima parte di gioco e ti fa ricordare altre parti. Cioè, devi collegare tutto per capire veramente la storia, per capire chi sono i personaggi, perché all'inizio può sembrare che i due dottori sono i personaggi principali, poi ti spostano su un altro personaggio. È un po' contorta, diciamo. Comunque molto bello, dialoghi molto belli soprattutto. Sì, e Ti anche senti? molto ironici. Eh sì, molto divertenti, sì. Ti senti molto bravo nel parkour a Minecraft? Sì, moltissimo, ma veramente. Una cosa, cioè io sono un pro, ma cioè Vuoi fare un parkour sopra il frigorifero? non posso perché c'è la televisione, se distruggo la televisione, già è rotta la televisione, poi se la distruggo ancora. Tu fai parte anche della Crazy Game Community come me. Come definiresti un po' il resto del gruppo? Allora, faccio parte da, diciamo, amico della Crazy Game Community. Mi hanno ringrazio dei player principalmente di avermi aiutato, perché è grazie a lui se carico i video su Crazy Game e altro. E tramite Crazy Game appunto ho potuto fare video con te, con Wither, con The Player. Diciamo che non ho potuto conoscere tutti gli altri partner, però è una bella community. Ok, allora, hai visto una delle interviste che ho fatto recentemente a Tesla, Giangi o William Baylor? Ne hai vista qualcuna? Ho visto più quella di Tesla, non l'ho vista tutta, perché diciamo l'argomento non mi interessava del canale, diciamo, che trattava o altro, quindi un po' non l'ho vista. Quindi te lo dico, io seguo i video principalmente che mi interessano, se non mi interessa un video non lo guardo. Sì, Quella ma... di Giangi e di William Baylor l'ho viste e mi sono piaciute molto, perché Giangi già lo conoscevo da prima dell'intervista. William Baylor invece l'ho conosciuto dopo e mi sono anche iscritto al suo canale ed è molto bravo. Bravissimo, bravissimo. La salutiamo. Ciao William, ciao Giangi, ciao Tesla, salutiamo tutti e tre.
Allora, e a questi tre che ho nominato dovete iscrivervi subito Sì. a qua The Dark, e anche tutti quelli che guardano questa intervista sono obbligati a iscriversi a The Dark. Allora, se dovessi rinunciare a parte della tua intelligenza per essere ancora più figo e attraente, faresti questo patto del diavolo? Perché mi ricorda tanto un film che è uscito recentemente al cinema? Lasciamo stare. Comunque sia. Perché sinceramente no, non lo farei. Perché intelligenza non vuol dire sempre essere stupidi o comunque sia insignificanti. Quindi nulla. Ok, perfetto. Allora, ti piacerebbe guidare un'astronave fino al pianeta Oporto to Web? Su web non so neanche cosa sia, quindi rispondo no. Cioè un'astronave sì, sarebbe figo, ma non fino a quella cosa strana che hai detto tu. Quel pianeta lì non ci vuoi andare, non puoi No, andare non su un so altro neanche se pianeta. esista. Oddio, un pianeta però ci vorrei andare su Marte o su Mercurio. Ok, Mercurio ci facevano i termometri una volta. No. Stiamo solo ridendo in questa intervista, ma perché? Allora, pensi che YouTube sia la nuova televisione, ossia che sempre più gente preferisca che invece che guardare la TV, c'è un microfono che sta entrando, tipo, è Sembra un l'astronave. microfono, che pure. La sembra proprio un film spaziale, fantascienza, Sì. che entrava qualcosa. Cosa, la domanda? E che pensi che YouTube sia la nuova televisione, nel senso che molta più gente invece che guardare la TV. Ora, allora, do una mia opinione, quindi ognuno può pensare come lo vuole. Per me già, Sì. per me, io guardo solo video su YouTube. Io guardo la televisione unicamente praticamente per guardarmi o The Walking Dead o qualche altra cosa che mi può interessare, qualcosa magari su programmi tipo quelli che fanno su D-Max, queste cose qui, ma non guardo televisione tipo film, le stronzate che fanno in TV. Ok, chiarissimo. Ma qui anche per come informazione lo utilizzi, si può dire? Sì, se l'informazione è smerdare un mondo che sta crescendo pian piano, no, non lo guardo. Va bene. Allora, se fossi uno degli Avenger, chi vorresti essere tra Iron Man, Hulk, Capitan America, eccetera? Iron Man. Perché Capitano America non ho mai visto un film, quindi, o comunque se non ho mai seguito fumetti o cose del genere. Iron Man mi è piaciuto molto, soprattutto per l'attore che recita il film di Robert Iron Downey Man. Jr., molto bravo. Molto. È adattissimo anche quel film, quindi sinceramente sceglierei Iron Man, perché Hulk è troppo mainstream. Lui è indie in tutto, cioè veramente. Sei un indiano. Diciamo. Un super fan degli indie, un indiano. Chi è la tua donna ideale? La mia donna ideale? Sì. Diciamo, ma come aspetto, non lo so, un po' di tutto. Spazia, sì. Che deve avere un carattere simile al mio, non dico troppo simile perché comunque se il mondo è diverso, però diciamo simile. Ok, perfetto. Bellezza, non ti interessa. No, io penso che la bellezza sia il carattere e il carattere, appunto. Non... Ok, perfetto, perfetto. Allora, se potessi viaggiare nel tempo, in che epoca andresti? Futuristica. Eh? In che epoca? Aspetta, pure avanti indietro solo? No, puoi andare avanti, indietro, dove Ah, vuoi. ok, allora Fermo sul posto? una No, perché epoca molto... altrimenti l'astronave... Nel futuro, futuristica insomma. C'è un motivo? Sì, perché vorrei vedere come andrebbe avanti la tecnologia. Sono appassionato Ok. di tecnologia, quindi... Ok, perfetto. Yeah. Tu sei umano però, eh? Sei umano tu, vero? Sì. Ok, Non sono io robot. ok. Non sei un No. androide. Ma Cioè, pure. ho un telefono Android, però non sono un robot. Yeah! Grande! Basta
battute spadine anche come facciamo vabbè. Pubblicità anche questo. Allora se allora dunque cosa pensi della violenza nei videogiochi, che ultimamente è stato argomento di discussione anche in TV, testate giornalistiche eccetera? Cosa ne penso? Sì. Se uno youtuber va a difendere, tra virgolette, va a prendere uno youtuber molto famoso che gioca a giochi indie come Cat Mario, va a parlare di violenza dei videogiochi, c'è qualche piccolo problema. Io credo che sia una domanda che debba rispondere un critico che fa da anni questo lavoro di criticare i giochi, comunque sia dare un voto ai giochi. Non sono nessuno per giudicare se è giusto o meno. Sicuramente i mondi sicuramente i giochi più giocati sono appunto violenti, tra virgolette, perché parliamo sempre di poligoni, non sono persone reali, perché poi se andiamo a vedere quello che c'è in TV andiamo a vedere quello che c'è in TV è peggio, perché ci sono, per esempio c'è solo l'enigmista, non me lo puoi paragonare un gioco con quel film. Oh, l'esorcista, c'è di peggio su TV, quindi per me non è assolutamente violento. Ok, perfetto. Se dei youtuber facessero in modo che il proprio canale fosse visibile solo a pagamento, di youtuber che ti interessano, tu arriveresti a spendere dei soldi per vedere quel dato canale? No, mai. Ok. Pensi che le galline abbiano abbastanza zampe? Sì, anche troppo. Anche troppo. Cosa ne pensi di nucleare sì, nucleare no? Sì, perché tanto il nucleare qui in Italia è come se ci fosse, perché il nucleare c'è in Francia, c'è nei confini, quindi non penso che se esplodi in una centrale nucleare in Francia noi ci salviamo, quindi tanto vale. Volevo dirti, ci sono delle domande che non ti ho fatto e che tu avresti voluto che io ti facessi. Domande che non mi hai fatto tu? Sì, che dopo magari si chiude l'intervista e ha detto no, se mi faceva quella domanda invece non me l'ha fatta. Fammi pensare. No, sinceramente. No, ok, allora... dunque, dimmi il nome utente e la password del tuo canale YouTube. Allora, nome utente cicciolina 99. E poi la passo del battene a fanculo tu che vuoi la passo. Va bene, si chiude l'intervista qua. Perché io pensavo che da questa domanda tu mi dicessi che dicessi la frase suona ancora Sam, però tu l'hai utilizzata per un'altra domanda, allora l'avevo messa apposta. No, mi aspettavo tipo, ma sei un ninja? Vabbè, dettagli. Cavolo, è vero, non ti ho chiesto di questa cosa del ninja. Mi sono dimenticato. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Innanzitutto saluta i nostri ascoltatori. Saluta, ciao. Ciao! Questo qua, ragazzi, è il suo saluto tipico. Guarda i suoi video perché mi saluterà sempre in questo modo brioso e... No, comunque davvero, fate un salto sul canale di The Dark, perché innanzitutto tratta giochi molto belli, come per esempio abbiamo detto To The Moon, che sono giochi che non trattano un po' tutti, e fatti di belle storie, poi fa delle sfide. Sfido, dimmi. Off topic, dopo ti devo dire una cosa. Dici. Okay. È su una cosa che ho in mente di fare in futuro su un gioco molto famoso. Molto Le idee anche dei progetti top secret, quindi. Comunque, insomma, dicevo, andate sul suo canale, guardatevi i suoi video, perché è bravo. Ah, non vi ho detto, fa anche delle recensioni, delle saghe su Far Cry, su GTA. Recensioni ironiche. Saints Row, praticamente prende tutti i capitoli e fa le recensioni. Allora, voglio aprire una cosa. Ho, diciamo, tra virgolette, aperto una serie su un'altra serie.
recensioni. Ora sto iniziando a fare recensioni molto, ma molto ironiche su giochi che a me non piacciono. Che poi farò anche la recensione. Se, per esempio, quella di GT è totalmente ironica e totalmente puntata su cose che io non punto. Per esempio, ho detto 50.000 volte che il gioco era bello perché aveva una grafica. Sì, Non so se te ne sei accorto. infatti era un po' strano. Per esempio, punteranno tutto su questo, nell'ironia. Se vai a vedere i tag, c'è scritto anche tag ironia. Però sono queste, non sono recensioni da prendere sul serio o altro. Perché poi uscirà anche la recensione in serio su GTA e non è che non uscirà. Mi sfogherò. Ok, perfetto. Adesso la chiudiamo qua, sennò la video, cioè, diventa Sì, lunghissimo. vai. E quindi, ciao a tutti da Svideo con la voce di merda. Qua c'è stato il nostro bravissimo The Dark. È stato un onore averlo con me, anche se ho dovuto pazientare un casino che arrivasse in chiamata. Adesso è scomparso, però abbiamo potuto ammirare questo bellissimo frigo, questa bellissima TV. Che non si, de qua è spixellato, non vedo che marca è la TV, ma fa lo stesso. Ciao a tutti! L'indiano.